Signore e signori, mogli e mariti, correva l'anno 1963, 150 delle coppie che in quei 365 giorni dissero sì lo voglio, oggi, anno 2013, si faranno ancora la promessa di amarsi e rispettarsi per tutti i giorni della loro vita. Volete voi riprendere come legittima sposa l'attuale moglie? Sì! Volete voi riprendere come legittimo sposo l'attuale marito? Sì! Visti gli articoli 143, 145, 146 e 148 del codice civile, vi ridichiaro marito e moglie. E Spirito Santo. Auguri! Presidente del nostro centro Fiorentina, il Grifoni, contento, 150 coppie, non hai scoppiato! Effettivamente quest'anno sì, infatti come hai visto si è cambiato la postazione perché purtroppo sennò non ci si entrava. Se si faceva come l'anno scorsi il tavolo giù in fondo non ci si entrava. Senti, ma soddisfazione perché qui la gente sta arrivando, ci crede in questa festa che voi fate insieme all'amministrazione comunale, poi c'è anche la provincia, ci sono tutti insomma. No? Sì, effettivamente, oddio, dico la verità, ci viene il comune, ci viene la provincia. Però ci vengono e basta, non è che ci aiutano finanziariamente, ecco, questo lo bisogna che lo dica. No. È tutto a carico vostro? È tutto a carico nostro, ecco, e qualche piccolo sponsor che ci abbiamo, ma non è che... tipo la torta che l'ha offerta la pasticceria di via Vittorio Veneto. C'è una cosa però anche molto bella, quando lui chiama arrivano... ma in quanti siete qui al centro fiorentino? Siamo circa 70 collaboratori. E... è per loro che si fa queste cose, se no non si potrebbe fare. Se non ci avesse la mano dei nostri collaboratori, qui sarebbe una cosa che poi non è che facciamo questo solo, come sai facciamo teatro, ci abbiamo anche il pranzo per anziani disabili, insomma non è che sia una cosina così. Abbiamo cultura, abbiamo sociale e abbiamo un luogo che è a disposizione delle scuole, di ballo, c'è tutto qui. C'è tutto qui. La scuola del ballo viene 4 volte a settimana. Poi c'è la ginnastica, l'attività motoria, che abbiamo in 3 turni circa 125 persone. Quindi veramente un centro vivo ed è anche piacevole naturalmente partecipare. Qui arrivano veramente tante persone perché credono in quello che i Grifoni insieme a tutti quanti fanno. Quindi veramente complimenti anche per questi 150 anni, no? Dunque, ci sono anch'io. Quanto ti manca? Manca 5 anni soli. Allora, consideriamo una cosa: 35 milioni di secondo all'anno passati insieme. Senti un po' che lavoro. Si può, si può? Sì, oddio, per forza. Come per forza? Insomma, ci si sta bene sposati ormai o no? La moglie l'hai presa, che fai? La mandi via? Qualcuno dice di sì. No, ormai mi conviene più. Se ero più giovane forse sì, ma ora no. Quasi quasi ti dedico una canzone, guarda. Nel 1963 un italiano medio guadagnava 60.000 lire e 27.000 lire li spendeva nel cibo. Tutto il resto era naturalmente per beni nuovi, innovativi, come le rate della macchina, perché si pagava tutto a rate. Nel 1963 un giovane milanese pensò subito di dedicare una canzone a quelle lei che si incontravano naturalmente in una balera. La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai. Sempre tra la gente te ne stai e sola con me non vuoi uscire mai. Voglio i tuoi baci, voglio avere da te baci solo per me, cara, che mi fai? Non mi dire più di no, dammi i tuoi baci amore, dammi i tuoi baci.
abbracci amor per tutta la vita e per un giorno ancora, per tutta la vita e per un giorno ancora, per tutta la vita e per un giorno ancora. Tempi d'amore, 14 di febbraio, San Valentino, e l'amore è in un matrimonio. Bisogna sposarsi, signora, oppure no? Sì, è. Quindi si sta bene allora sposata? Certo, certo. Dice lei che sono 50 anni che è sposata. E 4 di fidanzamento. Insomma, però mica tanti, qualcuno l'ha battuta, eh? Ah, vabbè. Quando sei sposata? Mese? 4 agosto. Estate, eh? Era scollata? Mica tanto, mica come ora, la manica qui, Allora erano altri tempi. Era proprio innamorata, c'aveva i lucciconi. Certo. In quale chiesa sei sposata? Delle Poggiola, nella mia parrocchia. Bene. Di qua invece io ho una sartina. Facevi la sartina o no? Facevo dal 56. Facevi la sartina. Allora il vestito di nozze chi te l'ha fatto? L'ha tagliato la casa del modello, però l'ho cucito da me. Avete capito? Essere sartine voleva dire anche questo, farsi il vestito come si voleva. E te come l'hai voluto questo vestito? Cortino normale. Di macramè bianco, normale. Cortino, perché allora usava appena sotto il ginocchio. Appena. Ma c'è... Oh, si ricorda? Il marito si ricorda tutto. Un marito che non esistono, un marito come lui, guardi, gliene dico io, vero, E lo risposeresti a lui? Sì, sempre. E quando è arrivato... Lo dice ora, ma allora, dopo... Allora a casa lo so se lo dice. Aspetta, allora lo diceva o no? Ma che diceva? No, lo diceva. Senti, lo diceva. Quando la vedeste arrivare con questo vestitino, come ti sembrò? L'acqua di quel giorno, il 16 di giugno, iniziò la mattina a piovere la mattina alle 9 e smise la sera alle 4. Le strade erano tutte alluvinate, veramente, tutte. Però siamo stati fortunati. Perché come dice il proverbio? Sì. Sposa bagnata, sposa fortunata, è vero. Visto allora? È stato proprio un bel matrimonio, per noi, per me sì. Pensate che lei quando ha fatto il suo vestito, poi ha dovuto fare anche quello della mamma, della sorella. Le amiche, tutte, hanno fatto diverse, anche diverse, cucito diverse anche da sposa. Senti, ma a quell'epoca che colori andavano? Andava il color panna, il bianco, più che altro il bianco, perché era una cosa che il bianco andava... Però... Ma c'era il tulle sotto, no? No, qualche cerchiettino si metteva, ma poco, parecchio crespe, perché ero secchina, ero 45 kg quanti. Bella figliola, ma dove la portasti in viaggio di nozze? A Roma, è meglio ne parlare lì. Anche lì dall'Uvianato? Da quando l'ho conosciuta, dice se va a Roma a fare il giro di nozze a vedere il Papa, morì un mese prima. 50 anni insieme, quando vi siete sposati? Noi siamo 6 ottobre 63. 1963, come ve lo ricordate? Era l'anno che mi ero congedato da militare, sicché prima facevamo 18 mesi, no? E allora appunto mi ero congedato da aprile e a ottobre mi sono sposato. Lui mi sa che è stato uno degli ultimi dei 18 mesi, perché proprio nel 1963 cambia la leva. Da quell'epoca lì, dal 1963, saranno 15 mesi, giusto? 15 mesi, vero, e vero. Allora lei era appena tornato. E poi abbiamo deciso, cretta in curia, voglio dire, da aprile arrivare a ottobre, insomma. Dove vi siete sposati? A Saione. Ma il prete la fece lunga un po' come... Era un frate. Sì. A Saione c'erano i frati ancora, giusto? Ecco, come la fece lunga o no, la predica? No. Bene, allora. È stato un frate razionale, come si può dire? No, in gamba, veloce. Dove è andato in viaggio di nozze lei che era appena tornato da fare il militare? Dove siamo andati? A Roma. Tutti a Roma sono stati! Ma in macchina, allora nel 63, con la 750, la vecchia 600, 750. Usata. Comprano no? Ma era un privilegio avere la macchina, no? Allora siamo andati giù con la macchina. Da Perugia a Terni, Roma. Scusi, ma il mazzettino dei fiori dove l'ha messo? Borsa. Lo vuoi ricordare questo mazzettino? Sì, è vero. Come no? E lei da dove viene? Da quale zona? Via a San Leo. A San Leo. Quindi a San Leo lei si è sposata, sempre stata lì a San Leo? Io ho sposato a San Michele, in percorso. E lui
lui dove l'ha conosciuto? Me lo racconta. A ballare. Andavano a ballare dove? Dove? A Bastione. A San Spirito, c'era anche lei. No, lei no, che è troppo giovane. E manca qualche anno, ma ho sempre sentito parlare dei Bastioni. Bastione, le poste o... All'Olmo. No, all'Olmo no, su in via Mazzini, ora mi ricordo come si chiamava. Quindi c'erano questi posti così. Le poste, Bastione, insomma erano questi. Allora, però lei che se ne intende, dove si accattava di più? No, lo dica, tanto ormai l'ha sposata, sono 50 anni. Era tutto, io andavo ai Bastioni perché c'avevo l'amici, alle poste mai andato, sicché non gli posso dire. I lenti se ballavano quelle. Certo, se ballava lenti. E sarà così, sera. E buchi buchi, quelli che cominciava al principio ballavano buchi buchi, poi dopo sarà e ci si spostavano e se ballava tutti stretti. Buonanotte. 1963, arriva Peppino Di Capri, che non si chiama Peppino Di Capri, ma in realtà avrà un grandissimo successo, e arriva con una canzone che lui dedica alla sua consorte, Roberta. Pensate che in quell'anno, tra l'altro nel 1963, Mina faceva nascere il suo bambino Massimiliano Pani. Eh sì, ma l'aveva avuto da un uomo sposato, Corrado Pani, e allora, bandita subito dalla televisione, una ragazza madre non si poteva far vedere. Succedevano anche queste cose. Ma nel 1963 il nome più comune dato a tutte le bambine nate fu proprio Roberta. Ti prego, con te ogni istante era felicità, ma io non capivo, non ti ho saputo amare. Roberta, perdonami, ritorna ancora vicino a me. La 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 la, la 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 la. La moglie l'ho conosciuta per la via. Per la via, l'ho vista passare e mi è piaciuta all'istante, insomma. Mi dice una cosa, voi quando vi siete sposati, che giorno? Il 27 ottobre. Ottobre è sempre un bel mese per questi matrimoni. Allora, lei come aveva il vestito? Corto? Bianco lungo, sì. E il suo marito dove la conosce? Anghiari. Ma lei di dov'è? Di Gricignano, di Anghiari, di San Sepolcro. Che tra l'altro c'è una chiesettina stupenda, bellissima proprio, ed è lì che sei sposata? Sì. Nominato allora. E poi adesso siete arrivati a stare ad Arezzo? Sì, a Chiassa Superiore. La zona più o meno è sempre quella, arrivate. Ma in quanti eravate alle nozze? 27. Contati precisi precisi, perché i soldini si tiravano. Eh sì, allora sì. Trovo in questo caso una bella signora luccicosa. Senta, ma quando la portava a ballare era sempre così bella la sua moglie? Era un po' meglio di ora. Facciamo era così, lui com'era quando era più giovane? Aveva molti più capelli. Da una parte, da quell'altra si trovano pregi e difetti. Che gli è piaciuto di più del suo marito a quell'epoca? Oh, a quell'epoca si capiva poco e ci siamo innamorati subito. Si è sposata a 18 anni, ho sposato, a 12 anni l'ho conosciuto. Sicché... Si è fatto veloce noi, eh. E non si è perso tempo. Ho conosciuto a 12 anni, avevo 12 anni io. Andava a scuola insieme? No, andavo dal suo babbo a imparare un mestiere. Che mestiere imparare? Sarta, a Sarta. Bella cosa lei. Allora a 18 anni già... Mi ha ingannato, a 18 anni ci siamo sposati. Ma ancora siamo insieme, si sta proprio bene. Complimenti, ma poi la Sarta l'ha fatta o no? Sì, Si fa anche ora. I nipoti? No. Si è fatta come professione. Ora si è smesso, però si è fatta come professione. L'avete fatta insieme? Sì. Vedete, queste sono le cose belle, vero o no? Aver lavorato insieme, non soltanto come naturalmente marito e moglie, aver continuato condiviso una vita, ma aver condiviso anche il lavoro. Anche il lavoro, è vero, sì.
Si litiga quando si lavora insieme o no? Oddio, qualche volta sì, oh. Come si fa? Teniamo lo scambio di opinioni. Anche, un po' vivaci però. Credo. Ma l'amore ci vuole anche qualche litigio, se no. Ancora altri signori, voi da dove venite? Da Arezzo. Arezzo. Ora, dall'Urcelaia, terra del carnevale, dove è nato il carnevale aretino, naturalmente, no? Diciamolo anche questo. Sì, sì. E in questa terra come ha fatto a conquistare sua moglie? Noi si viene da un paesino di Subiano, Monte Giovi. Siamo nati a 200 metri uno dall'altro. Lei aveva 18 anni e quando ci siamo sposati aveva 18 anni, insomma. Giovane quindi. No, giovane abbastanza. Però... Ma a Monte Giovi, ve lo dico io, c'è l'aria buona, è vero? Beh, abbastanza. Ci sono luoghi interessanti per incontrarsi perché ci sono i castagneti o le selve, chiamatele come vi pare. Perfetto, perfetto, questi ha mille ragioni. Ragione. Sì, sì. E c'è una chiesina bellina per sposarsi. Che noi infatti ci siamo ritrovati domenica, lo stesso giorno di 50 anni fa, sempre il 10 di febbraio. Ma che gli è piaciuto di suo marito? Vabbè che eravate giovanini e come ha detto la signora, quando sei giovani e ci piacciono questi giovani, no? Diventa amici e dopo piano piano ci si innamora. Anche perché vi spiego, in quante anime eravate a Monte Giovi a quell'epoca? Pochi, anche un po' di più di ora, ma pochi. Sì, pochissimi, però era tutto un altro mondo, Allora c'era più fratellanza. Ora io siamo andati su, ci si va spesso perché è il posto dove siamo nati, però non si conosce quasi nessuno. C'è rimasto 3 o 4 amici proprio di quelli che si conosceva 60 anni, nel 60 insomma. Come gliel'aveva fatto il mazzolino di fiore alla sua moglie? Che colore, su? Vediamo se lo ricorda. Se lo ricorda. Signora, lei se lo ricorda, eh? Non è possibile che si sia dimenticato. Ma allora penso che non c'era il mazzolino. Che il mazzolino c'era, c'era mezzo metro di neve allora. Quando mi sposai, il febbraio, quindi lo sa, non lo so se sa dove è Monte Giovi. Io sono di Subiano, quindi allora abbastanza. Mi dica un pochettino com'era quella giornata di neve. È abbastanza triste era. E domenica invece ci siamo ritrovati con tutti i parenti e alla messa sempre in Monte Giovi, nella solita chiesa. E poi siamo andati a finire a mangiare. Da che... Senta una cosa, 1963, 10 di febbraio, mezzo metro di neve. Come c'è andata? Piedi? Piedi, allora... Chi ha spalato la neve? Perché lassù allora non c'era assolutamente... C'era la ruspa, c'erano. Allora, no, allora si faceva i viottolini con la paletta, Diciamo, proprio... Toccata a Zubabbo o toccata a lei? No, allora c'era anche gli amici, perché allora era tutto un altro mondo. Bastava che uno chiedesse aiuto se correva tutti. Ora purtroppo il mondo è diverso. Ma lei il cappotto ce l'aveva o no? Perché mettesse un vestitino leggero senza cappotto? Il cappotto c'era, però bisognava sposarsi col vestito solo.